sfornate dalle parole di Gesù. Una casa divisa in se stessa non può reggersi. Gesù, prima di immolarsi sulla croce per la sua chiesa, nell'ultima cena, ha pregato per i suoi discepoli. Ti prego, Padre, siano anch'essi una cosa sola come noi, perché il mondo creda. Una chiesa divisa, una parrocchia in cui non esiste lo spirito del vero e reale servizio e via ai fratelli, non crescerà, si frantumerà, sarà di scandalo. Chiunque, sacerdoti e laici, a qualunque titolo dovesse operare per dividere, farebbe male non solo alla Chiesa, ma anche a se stesso. Devo esprimere la mia sofferenza interiore nel vedere che qualche cosa del genere colpito anche la mia persona e la mia comunità. Mi riferisco ai momenti di difficoltà che hanno caratterizzato il rapporto con alcune realtà ecclesiali della città, con fraternite, gruppi, terzordini, laicati.